E da che cosa nasce la sua passione per il fumetto? Allora, innanzitutto dammi del tu, che ho pochi anni più di te. Allora, la mia passione per il fumetto nasce proprio per il fatto che è così, che è un mezzo così capillare e che ti permette di arrivare a più persone possibili e che si basa, come dicevo prima nell'incontro, su due principi fondamentali che sono quello della lettura visiva e quello della lettura effettiva della scrittura. E, per me questo è importantissimo perché vengo da una formazione pittorica, quindi generalmente dipingo e non mi piace il pubblico che è tutto quello che sta dietro al mercato dell'arte, il pubblico delle gallerie, e quindi penso che questo sia un modo per appunto arrivare a più persone. Da questo viene la mia passione. Un'altra domanda: ha incontrato difficoltà lungo il suo percorso per diventare una affermata fumettista? Sì, diciamo di sì, perché ho come tanti ragazzi ho fatto anche io le mie lunghe code con le cartelline per far vedere i miei lavori e ci sono state spesso molte porte in faccia e poi con Becco Giallo ho trovato un buon canale dove pubblicare le mie cose, però ovviamente su biografie, sono biografie illustrate. E direi che da quel momento in poi, più o meno, non direi in salita assolutamente come percorso, però sto trovando un mio canale, una mia strada. E io invece volevo chiederti, dato che... Qual è il fumetto che hai creato a cui sei più legata, a cui sei più affezionata? È una domanda difficile perché generalmente scrivo anche storie mie, brevi, dove metto dentro delle cose apparentemente nonsense, quindi a quello mi sento molto molto legata. E al tempo stesso, per quanto riguarda queste pubblicazioni più grandi, sono tutti e tre in maniera diversa, non ce n'è uno che preferisco in assoluto. Ti direi quello più di getto è stato il primo, perché avevo la smania di pubblicare, se lo vogliamo dire così. E quindi ci ho messo veramente anima e corpo e l'ho fatto in pochissimo tempo. Però per certi altri aspetti sono molto legata anche alla biografia che ho fatto su Terzani, perché mi ha permesso di scoprire cose che altrimenti non sapevo. E questo lavoro qua è stato a livello grafico e visivo per me quello più importante, diciamo così, effettivamente sì, perché se le vedete tutte e tre in fila c'è una successione e quindi si vede un minimo di maturazione della mano, insomma. Questo. E anche un'altra domanda: che percorso dovrebbe scegliere un ragazzo appassionato di fumetti, quindi che vorrebbe diventare un fumettista, secondo lei? Cosa consiglierebbe lei? Consiglierei di disegnare tantissimo dal vero, perché non se ne può più dire dei fumetti con le anatomie che non vanno bene, quindi disegnate dal vero e poi assolutamente non scoraggiatevi quando ci sono delle file interminabili per mostrare i propri lavori alle case editrici, che piano piano un piccolo spazio si trova e appunto l'importante se le energie negative buttarle da qualche altra parte, non per buttarsi giù, appunto. Questo. Grazie mille. Grazie mille.